La complessità del mondo vivente deriva dalla trasformazione operata dai meccanismi evolutivi di un sistema di trasmissione di informazioni in codice che ha portato all'elaborazione di messaggi sempre più numerosi e complessi. L'informazione biologica è data dalla successione di nucleotidi che costituiscono gli acidi nucleici. Essi svolgono una duplice funzione. Forniscono istruzioni per la sintesi delle proteine e controllano la propria replicazione per trasmettere le informazioni che contengono alle generazioni successive. L'evoluzione ha determinato un progressivo aumento della complessità degli organismi, creando livelli gerarchici in cui il numero di informazioni è sempre maggiore e le funzioni sempre più complicate. Ma come avviene il passaggio da un livello di complessità all'altro? È stata ipotizzata una costruzione modulare degli organismi basata sulla cooperazione tra le parti. Spesso genotipi molto diversi esprimono fenotipi simili, mentre piccole differenze del genotipo possono provocare rilevanti differenze nel fenotipo. La selezione naturale agisce su una popolazione determinando un incremento della sua fitness o grado di adattamento. Ipotizziamo dunque un processo in salita in cui a una maggiore capacità riproduttiva corrisponde una posizione più alta nel grafico. Ciascuna condizione stabile corrisponde ad un massimo locale di fitness. Oltre agli spostamenti in verticale, cioè verso una maggiore o una minore fitness, consideriamo la possibilità di percorsi orizzontali. Una popolazione può subire cambiamenti genetici che non si riflettono sulla fitness. I cambiamenti neutrali del genotipo possono ricombinarsi e sommarsi, diventando fondamentali per l'evoluzione di una popolazione, conducendola, per effetto del caso, alla base di un nuovo percorso adattativo fino ad un picco di fitness ancora più alto.